Ciao amici, bentornati su Giugissima e benvenuti ad un nuovo video. Oggi vedremo insieme come utilizzare l'iPad per massimizzare la produttività per studenti e non studenti e vi mostrerò le mie 12 app preferite. Nel caso in cui non mi conosceste, io sono Giulia, sono laureata in giurisprudenza in Italia e lavoro in ambito legale a Copenaghen, dove vivo. Su questo canale condivido consigli di studio, crescita personale, produttività e libri. Il mio iPad è l'iPad Pro da 12,9 pollici e come accessori ho la Apple Pencil e la tastiera che non è Apple ma è Logitech. Utilizzo anche una pellicola che stimola la carta, rende più agevoli la lettura e la scrittura e protegge gli occhi. Per chiarezza ho deciso di suddividere la lista di app in due categorie: app per lo studio, per la produttività, e app per la vita da studente. Se vi interessa farò altri video in futuro in cui condividerò altre app che utilizzo nella mia vita quotidiana per obiettivi diversi dallo studio. Nella categoria studio ho inserito le app che servono in maniera più specifica per imparare contenuti e per gestire i propri appunti. La prima app della quale vi voglio parlare per lo studio è la mia preferita in assoluto ed è Notion. Utilizzo la versione gratuita che permette di fare moltissime cose e Notion secondo me è l'app numero uno per la produttività per lo studio perché raggruppa in sé moltissime funzioni diverse, permette di prendere appunti, di creare liste, di utilizzare il calendario, di creare note in diversi formati. È veramente fantastica. Io la utilizzo per prendere appunti a lezione, per fare gli schemi dei miei manuali e per fare active recall, e se volete sapere come ho fatto un video interamente dedicato alla mia Notion study routine, quindi andatelo a vedere, ve lo lascio nel link nel description box. Ma utilizzo Notion anche per altri progetti, per esempio per pianificare i miei contenuti su YouTube, per programmarli, per decidere di cosa parlerò in ciascun video. È veramente un'app molto versatile e utilissima per gli studenti, anche un'interfaccia abbastanza semplice, e se volete potrò fare molti altri video su Notion per farvi sapere come la uso nello specifico. La mia seconda app per lo studio è GoodNotes, che è l'app che utilizzo per prendere appunti a mano sul mio iPad e supporta benissimo l'Apple Pencil. La uso per prendere appunti da zero oppure per scrivere annotazioni a PDF oppure presentazioni. Si possono importare diversi tipi di documenti dentro a Notion, dentro ad una pagina di Notion, e si può annotare qualunque cosa. È molto molto versatile, io mi trovo molto bene. Non è un'app gratuita, costa 6 o 7 euro, non è una grossa spesa considerando che non è un abbonamento, ma pagando quella somma si ha l'app per sempre. Per chi come me preferisce in certe situazioni prendere appunti a mano, GoodNotes è un'ottima soluzione perché permette di scrivere a mano, utilizzare diversi colori, integrare testo a mano con testo battuto a computer, e permette di avere tutti gli appunti nello stesso posto sull'iPad e poi ha anche un'ottima funzione di ricerca, per cui si possono cercare delle parole e GoodNotes riconosce anche la nostra scrittura, quindi trova anche le parole che noi abbiamo scritto a mano. Molto molto utile. La terza app è Google Docs, che tutti conosciamo e che io utilizzo per lavorare su documenti condivisi con altre persone. Non credo di dover dire di più su Google Docs. Al numero 4 abbiamo Google Drive, anche questa un'app molto conosciuta che utilizzo per salvare i miei documenti in modo da averli appunto sul Drive e anche per condividere documenti con altre persone. Al numero 5 abbiamo Cam Scanner, che è un'app che sostituisce uno scanner e quindi permette di creare copie in PDF di documenti oppure di appunti. Molto utile quando ad esempio bisogna firmare un documento e poi ricaricarlo se non si dispone di uno scanner, ed è anche molto utile per creare copie PDF dei propri appunti. Basta fare una fotografia e Cam Scanner riesce a riconoscere il testo, aiuta a tagliare i margini del documento in modo da creare un PDF perfetto, e questo permette di avere sempre una copia in PDF dei propri appunti in modo da non disperare se essi vanno persi. Anche di Cam Scanner io utilizzo la versione gratuita, che però inserisce il logo di Cam Scanner nell'angolo del documento in PDF. Se la cosa non vi disturba potete benissimo utilizzare la versione gratuita come faccio io. App numero 6 è Quizlet, un'app di flashcards che permette di creare appunto flashcards per la memorizzazione e l'apprendimento di vocaboli, di liste, di definizioni. Molto utile quando lo studio si basa molto sulla memorizzazione e non c'è moltissimo da comprendere. Io la utilizzo soprattutto per i vocaboli in lingua straniera che trovo durante le mie letture, li vado a inserire in
in Quizlet creando delle flashcards e poi le studio su Quizlet. Molto intuitiva, anche di questa io utilizzo la versione gratuita che funziona benissimo. In realtà sul computer, sul MacBook, utilizzo anche Anki, che è un'altra app di flashcards, ma per l'iPad costa 25-30 euro, quindi ho deciso di utilizzarla sul MacBook e di utilizzare soltanto Quizlet sull'iPad. Passiamo ora alle app che utilizzo per l'apprendimento delle lingue. Sicuramente vi è Duolingo, che è un'app che permette di acquisire le basi di quasi qualunque lingua straniera in modo divertente, quasi un gioco. Ho sempre utilizzato la versione gratuita di Duolingo per avvicinarmi alle lingue che volevo imparare. Si può cercare la lingua da imparare nella lista di lingue e poi si può avanzare con l'apprendimento completando i diversi livelli. Anche se Duolingo non permette di diventare fluenti in una lingua straniera, permette comunque di acquisire le basi, capire se quella lingua piace e soprattutto offre, secondo me, una valida alternativa ai social media quando abbiamo 5 minuti di tempo e vogliamo fare qualcosa di diverso. È un ottimo piccolo videogioco da giocare sul telefono ma imparando. Al numero 8 abbiamo Memrise, altra app che io utilizzo per l'apprendimento delle lingue, anche se comunque offre molte altre possibilità, e la trovo particolarmente valida per quanto riguarda la pronuncia. Credo che la pronuncia in lingua straniera in tutte le lingue sia molto corretta. Anche di questa app io utilizzo la versione gratuita e mi piace molto che c'è una lista dei vocaboli da imparare in ogni livello, in modo che si possa anche avere una visione d'insieme su quello che si va ad apprendere. In generale, se volete sapere come utilizzo le app per imparare una nuova lingua a livello principiante, vi lascio il link al video che ho fatto un po' di tempo fa. Passiamo ora alle app che secondo me facilitano la vita da studente o da lavoratore, o comunque la vita di chi vuole essere più produttivo. La prima app della lista è Spotify, dove io ascolto tutta la mia musica. Al di là della musica vera e propria, la utilizzo anche per concentrarmi quando sono in luoghi rumorosi, quindi normalmente io studio nel silenzio, ma credo che Spotify sia molto utile con le sue playlist di musica classica e di suoni per la concentrazione, appunto per ritrovare il focus nei momenti in cui si è circondati dalla confusione. La seconda app è Books, Apple Books, quindi l'app che si trova sull'iPad di default per la lettura. Secondo me è abbastanza buona, io ho iniziato a leggere molti libri sull'iPad per mancanza di spazio nell'appartamento in cui mettere i libri fisici, i libri nuovi. Mi piace molto iBooks perché permette di sottolineare con l'Apple Pencil e di inserire delle note, e poi vi è una sezione dell'app in cui si possono andare a recuperare tutte le note e tutte le sottolineature in modo da poter riguardare gli spunti che si sono trovati interessanti. Sull'iPad ho comunque anche le app della Kindle e Tolino che utilizzo quando acquisto ebooks da Kindle oppure da IBS. La terza app in questa categoria è Feedly, che è l'app che io utilizzo per leggere articoli di giornale e per rimanere informata su quello che succede nel mondo. Si possono creare diversi feed collegati a siti e profili che si è interessati a seguire, e la utilizzo anche per leggere in lingue diverse. Infatti ho creato un feed in danese, uno in francese, inglese, italiano, e in questo modo ogni giorno posso, aprendo un'app sola, trovare dei contenuti nelle diverse lingue che voglio tenere allenate. La trovo utile in generale perché mi risparmia molto tempo, mi evita di dover andare su tutti i siti che vorrei utilizzare per ricavare queste informazioni. L'app successiva è Instapaper, che utilizzo per salvare articoli o posti blog che trovo online per poterli leggere successivamente anche offline, e questo è molto molto importante. Non solo mi permette di avere qualcosa di buono da leggere dalla mia lista di lettura quando non ho la connessione internet, ma mi risparmia anche il tempo di andare a ricercare un articolo che magari avevo visto prima ma poi non l'avevo salvato. Una volta che si trova un articolo che si vuole leggere, basta cliccare su condividi e poi Instapaper, e l'articolo viene automaticamente salvato nella libreria di Instapaper. Instapaper è diversa da Feedly in quanto in Feedly gli articoli arrivano automaticamente una volta che si è creato un feed, mentre su Instapaper bisogna salvarli manualmente. L'app successiva è YouTube. È un'app di svago sicuramente, ma credo che sia molto utile per gli studenti e per chi in generale vuole essere produttivo
produttivo, perché si possono trovare ottimi consigli in questo senso e si possono trovare tutorial per pressoché qualunque cosa si voglia imparare. E poi si può partecipare a Live Study With Me per studiare insieme, come quella ad esempio che faccio io, e ci si può confrontare su argomenti di studio, in particolare in questo periodo in cui non si può studiare insieme in presenza. E poi io utilizzo moltissimo YouTube anche per trovare piccoli allenamenti, piccole sessioni di allenamento per muovere il mio corpo, che secondo me, quando si sta fermi per molte ore a studiare o a lavorare al computer, è una cosa fondamentale. È importante prendersi cura del proprio corpo. L'ultima app che io consiglio per studenti è Headspace. Non è un'app di studio, è un'app di meditazione. Io avevo fatto l'abbonamento per avvicinarmi alla meditazione e meditavo ogni giorno, ho costruito una buona abitudine di meditazione e l'ho trovata molto utile per controllare l'ansia e lo stress, per non reagire male alle situazioni negative. È un'app che mi ha aiutato molto. Se siete già bravi a meditare, questa app non vi serve, ma per chi magari non è ancora abituato e vuole un'introduzione al mondo della meditazione, questa app potrebbe essere utile. Non è gratuita, credo che l'abbonamento costi tra i 10 e i 12 euro al mese, ma comunque credo ci siano almeno 30 sessioni gratuite, sessioni di meditazione, e quindi potreste provarla e vedere come vi trovate. Fatemi sapere se questo video vi è piaciuto, mettete un like e fatemi sapere se volete che io faccia altri video sull'utilizzo della tecnologia in relazione allo studio e alla produttività. Come sapete, io utilizzo molta tecnologia, quindi se pensate che questi argomenti possano interessarvi, sarò felicissima di fare dei video in più. Fatemi sapere nei commenti se avete altri consigli di app, io ne ho menzionate solo alcune, in realtà sul mio iPad ne ho anche altre, ma non volevo fare un video troppo lungo. Sicuramente farò altri video in futuro se la cosa vi può interessare. Ricordatevi di seguirmi su Instagram, dove posto aggiornamenti sulla mia vita quotidiana, su quello che faccio e anche su come utilizzo le mie app. Iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Io vi abbraccio forte e ci vediamo nel prossimo video.